Ciao Fiorelline, per oggi facciamo un video. Prima da fare la sigla, vi voglio dire da iscrivervi al mio canale, cliccare la campanellina e commentare via il video di San Valentino. Dopo la sigla. Volta che sto facendo questo video. Ok, iniziamo a fare questo video. Oggi è la festa del San Valentino, di tutti gli innamorati, e mi hanno consigliato a fare questo video perché oggi è questa festa nazionale, penso, sì. San Valentino sta a Terni, la chiesa. Chi non c'è andato, è una chiesa molto bella, molto grande, però c'è una storia dietro questa cosa qua. A Terni fanno pure, almeno facevano la fiera, ma non lo so se la fanno più. Io ci andavo, adesso non ci si può andare in questo momento perché è chiuso tutto e mia sorella mi ha telefonato questa mattina e mi ha detto che stanno a rosso e non ci si poteva neanche andare alla fiera. Però di solito c'era la fiera di San Valentino e si vedeva pure questa, andava a vedere pure questa chiesa. Questa chiesa c'ha una storia di tanto tempo fa, che c'era sto vescovo, San Valentino mi sembra, era un vescovo, una cosa così, e che doveva sposare due ragazzi che le loro famiglie non volevano, perché lei era ricca e lui era povero, mi sembra, una cosa del genere così. E la famiglia non voleva, allora loro si stavano sposando di nascosto da loro, però l'hanno scoperto, sono andati a ammazzarli proprio dentro questa chiesa. C'è una storia così, ma la chiesa è bellissima e così è nata questa cosa di San Valentino, che sta proprio a Terni, la chiesa di San Valentino. Niente, oggi ci sono tante persone innamorate che fanno. Speriamo che non è solo oggi si fanno vedere innamorati, perché non serve solo il giorno di San Valentino, ma San Valentino è 12 mesi all'anno, perché chi si ama oggi si deve già essere amato prima e si deve amare ancora. E per sempre, da quando si conoscono fino a, purtroppo, alla morte. Ma non la morte, questa cosa, la morte di vecchiaia, una vita insieme, fare una bella famiglia. Io incoraggio quei ragazzi di adesso che si fidanzano ora o si dovranno fidanzare ancora, da scegliere la persona giusta. Non quelle persone, per esempio, quelle ragazze che trovano quei ragazzi che gli menano, poi fanno una brutta fine, che si sa, ma deve avere rispetto sia dall'uno sia dall'altro. Io ho l'esperienza perché ho più di 30 anni di matrimonio e perciò ve lo posso proprio dire. Io mi sono sposata a 20 anni e perciò ho quasi 52 anni e l'esperienza ce l'ho avuta tantissimo. Ho passato tante difficoltà in questi anni, ma non ho mai abbandonato Guerino, mai, e così vi auguro pure voi. E vi do questo consiglio di amarvi non oggi solo, ma amarvi per sempre, perché la persona che scegliete deve essere per sempre. Deve avere rispetto sia il maschio sia la femmina, pure chi è gay, chi sta insieme o chi
sono gay, uguale, e io faccio ragionamento di tutto, non solo di maschi e femmina, pure da femmina a femmina, maschi a maschi. Devono avere rispetto per tutti, perché ogni coppia è a sé, ogni coppia sa come che ha affrontato e che deve affrontare nella vita. Perciò io vi auguro a tutti, sia ai gay, gay maschi e femmine, non so quelle femmine come si chiamano, e le coppie maschi e femmine, che tutte e tre sono uguali, non c'è differenza tra coppie a coppie, non c'è differenza, perché voi lo sapete che il mio canale io amo tutti quanti, amo persone che gli piace essere vestiti da donna, persone, donne che gli piace essere vestite da uomini, o che scegliono per la loro vita persone dello stesso sesso. Io incoraggio tutte le persone che la pensano diversamente, che iniziano a pensarla come me, perché loro è la loro vita, ognuno deve fare la sua vita, loro non vi dicono da cambiare, perciò pure voi non dovete dire da cambiare a loro. E pure i genitori devono accettare questa cosa. Io l'avrei accettata a occhi chiusi. I migliori amici miei sono stati due persone travestite. L'ho raccontato. E insomma, io spero che questo giorno è felice per tutte le persone. Io ho detto questa cosa perché ho visto pochi giorni fa, sia su YouTube sia su Facebook, l'ho visto prima, un ragazzo che era travestito e che sembrava una donna, invece era un ragazzo. E l'ho visto che gli davano i calci, gli menavano. Ognuno deve accettare com'è l'altra persona, perché non conta che un maschio si veste da femmina, l'importante è cosa ha nel suo cuore, ve lo dovete ricordare. Ok, io adesso vi voglio fare vedere pure i miei regali, spero che voi avete ricevuto dei regali. Io, come ho detto qualche video fa, ho mie figlie che fanno delle cose. C'ha una pagina che l'avevo detto, comunque in questo momento non me lo ricordo come si chiama la pagina, però è un'altra, invece fa altre cose. Allora, quella lì è mia figlia, e vi faccio vedere il braccialetto. Questo me l'ha fatto Guerrino per regalo, perché loro vendono queste cose. Dietro è fatto così, Questa è la mia figlia più grande, che le fa a mano lei personalmente. Questo è un braccialetto, che è un braccialetto. Ok. E mo vi faccio vedere, e stava dentro questa bustina qua, che adesso la rimettiamo, questa bustina. E stava pure dentro questa cosetta carinissima, che è fatta così. Ok, poi l'altra figlia, quella c'è, la bambina piccola, c'ha pure YouTube, c'è il canale YouTube e pure TikTok, Mamma a tempo pieno, quella è più conosciuta, purtroppo quell'altra non è conosciuta e gli faccio pubblicità più io. Io a Guerrino gli ho fatto per oggi la festa dell'innamorato, voi sapete che siamo del Mila. Questa la fa lei con la resina, mi sembra, sì, la fa proprio, fa le foto e mette dentro a questa resina, che ci vuole tantissimo tempo per fare questa cosa. Sia di qua e tutti e due i modi c'è la fotografia del Mila qui, eppure qua. Poi è fatta, è un portachiave, poche parole, è fatto così. E a me invece mi ha fatto, sta sempre sul mazzo delle mie chiavi, questa cosa qua. Io ho più chiavi, lui ha queste chiavi qua, solo casa,
che c'ha casa, è cancello e la porta di casa e dove mettono la posta, la casetta, la posta. Io invece ho di più perché, vabbè, questo qua, non so che era questo qua, ma ricordo, questo è della macchina, perché io ho la macchina, lui non ce l'ha, e io ho la macchina. E ho attaccato questo portachiavi che poi io non sapevo che questi erano fiori veri. E la stava facendo, ho fatto quanto mi piace questa cosa qua. E Guerrino me l'ha fatta per portachiavi per San Valentino. Questa è da donna, perciò c'è pure questo piumino qua. E dietro è fatta così, e davanti è fatta le margheritine. Dietro è così, e davanti le margheritine. Molto carina. Tutte e due fanno cose carinissime e mo mio marito, sempre la prima figlia, no, quella lì che c'ha YouTube, mi ha fatto un'altra cosa, però non l'abbiamo presa ancora perché lei sta andata in un altro paese e perciò mo l'ha preparata, però devo aspettare ad andarla a prenderle. Un giorno che farò il video quando l'ho presa, ve la farò vedere su qualche video, un vlog, qualche cosa così, vi farò vedere cosa mi aveva comprato pure questo a Valentino. E niente, mi si sta seccando la lingua perché chiacchiero, 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 chiacchiero e mi si sta seccando la lingua. Ok. E mo quando Corino prende i soldi farò un video spesa. Mi dispiace, ma io devo aspettare i soldi di Corino per fare il video spesa. Questo periodo ho tante spese perché mi si rompe sempre la macchina. Qualcuno che forse me la butta, non lo so. Tutti i mesi io devo aggiustare la macchina, tutti i mesi. E speriamo che l'ultima volta, adesso che giusto la macchina e basta, speriamo. È una macchina vecchia, io non ho soldi a comprarmela una nuova e speriamo che per un periodo dopo non la devo aggiustare, speriamo. E insomma, oggi spero che vi hanno portato le rose, che vi divertite, questa è la metà alle 18. Perciò già avete passato tutta la giornata, io la sto facendo alle 2:30 di pomeriggio, perché questo periodo non ho video preparati, quindi devo cercare da preparare parecchi video perché se no tutti i pomeriggi mi tocca stare qua davanti alla fotocamera a registrare. Invece se riesco a registrare più video, li preparo per un po' di giorni. Va bene, io adesso vi posso lasciare, spero che vi è piaciuto e tanti, 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 tantissimi auguri a tutti i miei fiorellini, a tutte le persone che stanno passando in questo momento e vedono il mio video, e tanti auguri e un mega bacio e un mega abbraccio virtuale e spero che il nostro popolo di YouTube del mio canale crescerà sempre di più. Io me lo auguro perché mi piace tantissimo a parlare, a fare video. Per voi io mi spendo volentieri a fare video, sia questi, sia vlog, sia trucco, sia quando potrò fare quelli di cucina, qualsiasi video. Però siccome non c'è problema, non so come posso registrare con questa fotocamera ASMR, li dovrò fare col telefono perché ho le cuffiette. Con questo non lo so come posso fare perché non ho microfono e perciò me lo devo comprare cose un po' per volta. Io siccome non è che ho un guadagno, si vede le visualizzazioni, che ce l'ho poche e perciò non c'è guadagno. E perciò piano piano mi comprerò queste cose.
Beh, i soldi mi arrivano ogni 5-6 mesi da YouTube, perciò quando appena mi arrivano i soldi da YouTube mi compro delle cose e piano piano mi arrivano 70 euro, non è che mi arrivano milioni di euro e perciò mi ci vuole tempo per migliorare questo canale. Adesso ho comprato la luce, la fotocamera ce l'avevo quasi da un anno, pure il cavalletto che me l'aveva comprato Guerrino. E poi c'è il computer, però le live non so bene a farle, se volete ve le faccio col telefonino, ditemelo qua sotto. E adesso vi lascio perché finisco pure questo video e tanti 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 auguri a tutte le persone innamorate di tutti i sessi, come ho detto prima.